La storia di un territorio è scritta nei suoi luoghi, nelle opere dell'uomo, nelle parole, nel ricordo di chi non c'è più. Al centro della grande vela triangolare che unisce San Nicola, Cerveteri e Santa Severa, la Dispoli protegge le orme delle antiche civiltà etrusca e romana e accoglie i passi di coloro che ieri come oggi hanno scelto di vivere qui. Cesare, Caravaggio e D'Annunzio, solo per citarne alcuni, hanno calpestato questa terra. È proprio l'ospitalità dei luoghi e delle persone che nel tempo ha incantato molti e convinto altri a trasferirsi qui. A metà degli anni 30 anche il cinema si accorse, un po' per gioco, un po' per necessità, delle potenzialità di questo territorio, giovane, selvaggio, tutto da inventare e da scoprire. La Dispoli non era la città attrezzata e vivibile di oggi, ma le lunghissime spiagge, le verdi colline, i boschi di macchia mediterranea incoronarono la Dispoli la Marina di Roma, destinazione estiva delle famiglie romane benestanti. Oggi non è difficile riconoscere i luoghi, usati come set, che hanno reso famosi attori e pellicole. Come la piccola stazione di Palo, in cui Vittorio De Sica nel 1942 raccontò la disperazione e la solitudine dell'anziano Umberto D. Ma è nella piccola chiesa di Palo, gioiellino del Settecento lungo la via Aurelia, che è iniziato il legame tra la Dispoli e il cinema, tra persone e personaggi, tra finzione e realtà. È il settembre del 1936 quando Rossellini e la giovane Marcellina De Marchis si sposano senza tanti sfarzi, come era d'uso negli anni prima della guerra. Quelli erano giorni in cui a me e Roberto sarebbe bastato molto meno di quel poco che avevamo. I villeggianti erano tornati in città e la Dispoli era tornata ad essere una specie di isola deserta. Potevamo godere della natura bella e selvatica e abbandonarci ad una vita semplice e spensierata. In pieno centro, a due passi dal mare, in via Duca degli Abruzzi, Rossellini vive nella grande casa gialla con la sua giovane moglie, un periodo magico, determinante per la sua formazione umana e professionale. La natura, gli scenari e la serenità di quei giorni si prestano alla sperimentazione del giovane regista. Per il suo primo documentario, Rossellini costruisce due piccoli acquari sopra la terrazza di casa, scegliendo i protagonisti direttamente dalle reti dei pescatori. Nasce Fantasia sottomarina, la storia d'amore di due saraghetti, contrastata dalla cattiveria di un polpo e salvata dall'aiuto di una murena. Ma questo non è che l'inizio. Nel 1942 Rossellini sceglierà la piana di Monteroni come location per il film L'uomo dalla croce. Il grande latifondo di Monteroni a quell'epoca era un paesaggio assente, arido e desolato, e si prestava perfettamente alle necessità di un film di guerra, ambientato nella steppa russa. Fu un'enorme opportunità di lavoro per tutta la popolazione della Dispoli. Pochi fortunati vennero scelti come comparse, ma moltissimi furono reclutati per le loro grandi capacità artigianali. A vederla oggi, dopo la grande riforma agraria del 1950, in Monteroni è una zona ricca di aziende agricole, campi di carciofi e residenze. È il cuore della ricchezza agricola e imprenditoriale della città. Qui viene coltivato il prelibato carciofo romanesco, un prodotto riconosciuto per le sue innumerevoli proprietà organolettiche e terapeutiche.
protagonista della sagra più famosa d'Italia. Iniziata nel 1950, la sagra del carciofo romanesco è un importante evento culturale enogastronomico che richiama migliaia di turisti ogni anno per degustare le decine di ricette e premiare le sculture più originali. Tutto rigorosamente a base di carciofo. Nel 1944 arrivano gli americani. Lo sguardo di Rossellini, sempre più critico e sensibile alla sofferenza, lo spingerà ancora una volta a sperimentare. Nasce il neorealismo italiano, di cui Roma città aperta è da considerarsi il manifesto. Per l'anteprima mondiale del film, alla presenza di Anna Magnani e Aldo Fabrizi, Rossellini sceglierà l'allora Cinema Moretti, oggi scomparso. Sarà un evento unico che porterà Rossellini alla ribalta del cinema internazionale. Gli anni 50 rilanciano Cinecittà. Dopo il buio della guerra si sente il bisogno di viaggiare lontano. Le vedute e gli scorci più belli al nord di Roma diventano magnifiche scenografie naturali. A Palo il castello De Scalchi è la bellissima residenza di caccia del Settecento, un tempo utilizzata come stazione di posta per papi e nobili, si trasformano in sette stabili, economici e credibili. Stavolta la Dispoli diventa la città corsara, una Maracaibo calda e tropicale, per raccontare le storie di corsari, cavalieri, galeoni e dame. È l'era dei film tratti da grandi romanzi d'avventura. Oggi l'antica posta è un raffinato albergo, unico nel suo genere, fiore all'occhiello dell'accoglienza turistica di La Dispoli. Un po' controcorrente, Mario Monicelli gira nel 59 la drammatica scena finale della Grande Guerra. Proprio nel vecchio cascinale del castellaccio di Monteroni. Verona? Auch nicht schlecht. Aber wenn es den Italienern nicht gelingt, sich zu reorganisieren, ist natürlich alles möglich. Marsch, Marsch, raube Burschen. Komm, aber was hier zwei, aber Marsch! Herr Rittmeister, zwei Italiener. Immer! Die haben wir drunten im Hof erwischt. Questi chi prigionieri non ne fa mica. Vittorio Gassman e Alberto Sordi, i due poveri diavoli, moriranno fucilati uno accanto all'altro. No, no, no. Aggiò. Io ho paura. Io non so niente. Se lo sapessi, me lo direi. Io sono un vigliacco. Lo sanno tutti. Il castellaccio è un importante monumento storico del XIV secolo, usato anticamente come stazione di posta ed osteria lungo la vecchia via Aurelia. Oggi la grande struttura restaurata è in attesa di ospitare un importante polo di ricerca per la formazione e la comunicazione scientifica, coordinato dall'Enea e il comune di La Dispoli. Quando negli anni 60 Hollywood si trasferisce a Roma per i grandi colossal, anche La Dispoli vive sotto i riflettori come una grande star. Il Bosco di Palo diventa un set del Paradiso Terrestre nel film di John Huston, La Bibbia.
ma la natura viene invasa presto dal turismo di massa del boom economico, come mostrano i lunghissimi camera car nel sorpasso di Dino Risi. Le cittadine, lungo la costa, diventano una meta alternativa al caos della città. Magna, magna, zanna! Che belle famiglie italiane! Buon viaggio! Ma come, sta macchina non cura, eh? Ma vedo mille lucciole. Venimi. Ah, voi cure? E come no? La Dispoli subisce passivamente il turismo di massa degli anni 70, che lascerà, a torto, un'immagine negativa di questa città. Ma oggi la Dispoli è tornata sotto i riflettori di una volta, grazie ai suoi abitanti che l'hanno trasformata in una città in continuo movimento. Come se i quartieri, le strade, i paesaggi disegnassero ogni giorno la città di tutti, dove nessuno deve sentirsi estraneo e nessuno è padrone. Il cinema ha intuito la potenzialità di La Dispoli, ma i cittadini, con impegno e dedizione, hanno curato il suo talento, trasformandosi da semplici comparse in protagonisti del proprio territorio e mantenendo vivo il colloquio con gli antenati e tutti coloro che scelgono di vivere qui. Thank you.